che noi abbiamo fatto delle proposte ufficialmente, abbiamo anche aperto un confronto, perché nella situazione in cui siamo, lo ripeto e lo ripetiamo, nessun schieramento precostituito, nessuna coalizione può pensare di eleggere il Presidente della Repubblica suo, di parte, che non rappresenti tutti. A tutt'oggi, ovviamente, lo avete visto, le forze di centrodestra oggi sono riunite, aspettiamo l'esito delle loro riflessioni, ma è chiaro che il fatto che già ieri non siano riusciti a ritrovarsi per un confronto non promette bene, lo dobbiamo dire.